Buonasera a tutti, abbiamo aspettato qualche istante a iniziare. Siamo qui a presentare, come ben sapete, questo catalogo generale di Francesco Paolo Michetti. C'è stato un certo lavoro dietro, diciamo, credo che si veda. Sono più di 10 anni di lavoro, ma erano indispensabili per un artista come Michetti. E questo forse questo istituto è forse anche il luogo più adatto per fare la prima presentazione di questo libro, perché uno dei suoi capolavori, come ben sapete, Il Voto, è qui esposto nelle sale, e altri due grandi quadri sono comunque di pertinenza della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Le Serpi e Gli Storpi, anche se non sono esposti. Allora, questo catalogo generale non è solo mio, anzi, è un'opera collettiva che abbiamo fatto con grande, attenzione, con grande entusiasmo, assieme a Gianluca Berardi, a Teresa Sacchi Lodispoto e a Sabrina Spinazzè. Sono 3 giovani studiosi che sono stato molto felice di affiancarmi perché sono giovani. E quindi molte volte il problema dei cataloghi generali è che vengono fatti da una persona, questa persona si stanca, naturalmente ci sono le circostanze della vita, avviene anche la vecchiaia e quindi la conseguenza della vecchiaia, naturalmente, dopodiché non c'è più nessuno che si occupa di questo pittore. Invece con un team così composto, ci sarà sempre qualcuno che continuerà a occuparsi di Michetti e loro, come me, chiameranno dei giovani, no? Dei giovani per farli lavorare su Michetti, creando così un filo di conoscenza che troppo spesso, purtroppo, nelle nostre istituzioni si va perdendo. Intendo anche le soprintendenze, i ministeri, eccetera, perché la continuità del sapere è fondamentale. Comunque non voglio parlare a lungo, io sono un autore, io sono qui solo per introdurre i due relatori, i quali non hanno di per sé bisogno di presentazioni. Claudio Strinati, voglio solo dire che è l'illustre studioso che voi tutti conoscete, e soprattutto ha tra i suoi innumerevoli meriti anche il merito di avere fatto la prima grande mostra di Michetti a Palazzo Venezia, ormai molti anni fa, non ricordo quanti, non voglio neanche saperlo, 20, mannaggia, potevi evitare di dirmelo. Però ecco, quindi Claudio ha veramente uno ius su questo catalogo generale, perché si può dire che grazie anche a questo suo atto sono iniziati gli studi su Michetti. L'altro relatore è Francesco Leone, anche lui non c'è bisogno che ve lo presenti, grande studioso dell'Ottocento italiano e dunque perfettamente pertinente a parlare del tema in questione. Vedo che la direttrice Collo ancora non è arrivata, però passo subito la parola a Claudio Strinati volevo dire che naturalmente abbiamo anche incluso non siamo solo noi quattro ad aver fatto, ossia siamo noi quattro ad aver fatto il catalogo generale, ma c'è un contributo specifico di Francesco Parisi riguardo all'incisione. Francesco Parisi è uno studioso di incisione, quindi aveva tutte le competenze per fare questa cosa al meglio. Ecco, questo è il quadro generale. Passo la parola a Claudio Strinati. Grazie.
Cari amici e colleghi, buonasera a tutti. Allora, questa sera presentiamo questo libro che si chiama Francesco Paolo Michetti, Catalogo Generale. È opera di Fabio Benzi, insieme con Gianluca Berardi, Teresa Sacchino di Spoto e Sabrina Spinazzè. E più il contributo di cui ha appena detto Fabio e più una introduzione di Roberto Lucifero, che è in un certo senso il primo promotore di questo volume. Il libro è pubblicato proprio egregiamente, diciamolo, da Silvana Editoriale ed è un monumento di sapienza che nasce in realtà da molte esigenze, ma tra le esigenze c'è quella della pulizia del catalogo di Michetti, perché fin dalla sua vita, fin dagli anni Ottanta dell'Ottocento, Michetti è stato falsificato in modo pesante. E questa falsificazione, in un certo senso sistematica e insomma piuttosto grave, è stata in qualche modo, non dico favorita, ma in qualche modo sotterraneamente abilitata dal metodo stesso del maestro, che ha, sia pure in modo un po' con una sorta di emissione di energia quantistica, cioè non proprio in modo assolutamente lineare, ha una produzione pazzesca, gigantesca e sovente piena, strapiena di piccole cose, anche piccolissime, e che in qualche modo possono aver incoraggiato i falsari. Del resto all'interno nel libro si ricava chiaramente, in uno dei contributi, all'interno della sua stessa famiglia, la moglie stessa in qualche modo lo incitava di tempo in tempo a replicare. Tutti noi storici dell'arte sappiamo che il confine tra la replica, la copia, l'imitazione e la falsificazione può essere labile. Quindi era necessario che si compisse una operazione drastica, auspicatissima dal nostro Lucifero, perseguita da Fabio da sempre, da quando ha intrapreso gli studi michettiani, che già rifulgono nel catalogo della mostra di Palazzo Venezia, che sì, risulta proposta dal sottoscritto 20 anni fa, ahimè, ma che di fatto si deve a lui e a Roberto. E quindi questa esigenza ha fatto sì che il solo fatto di redigere un catalogo generale, e possiamo dire che questo catalogo in tal senso è esemplare, nel senso che non solo fa piazza pulita dei falsi, ma dà allo studioso, al collezionista, all'intenditore gli strumenti metodologici per orientarsi in questa selva difficoltosa della falsificazione. Se ne ricava l'immagine effettivamente di un autore che, forse più di molti altri, si segnala per una sorta di frenesia creativa, e in cui Fabio Benzi, nel suo saggio, nel catalogo, di cui dà alcuni parametri di comprensione essenziali. Michetti è un personaggio, prescindiamo adesso un momento dalla mole della produzione, dalla qualità intrinseca, dal giudizio storico-critico. Michetti è in effetti un personaggio diciamo, che riflette in un modo potentissimo alcune dimensioni tipicamente ottocentesche, che però si versano in pieno nella fase prima novecentesca e che per molti artisti diventano avanguardia, in un certo senso anche per lui. Cioè, a dire, quegli artisti che tra la Francia, l'Italia, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, indagano profondamente sull'immenso mondo della, diciamo così, della esaltazione mentale, fino a entrare nelle zone
della follia, o perlomeno degli stati d'animo alterati, come si usava dire in quell'epoca, per cui Michetti sembra una specie di sintesi sbalorditiva di un Géricault e un Courbet, ecco, e da entrambi questi artisti peraltro qualche eco arriva sia nella mentalità creativa sia nello stile medesimo. E il libro non solo dà una immagine nitida di quello che è lo sviluppo di questo artista, di quelle che sono le sue tappe, i suoi rapporti internazionali, quello francese prioritariamente, e in tutti i saggi che compongono il volume si capisce questa verità di fondo, cioè di come un artista che sprofonda, sembra sprofondare, o forse sprofonda davvero, nel suo particolare, come avrebbe potuto dire Guicciardini, è per questo stesso motivo uno dei grandi cantori universali alle soglie, alla vigilia della nascita della psicanalisi, del socialismo stesso, in qualche modo, e dentro l'immenso alveo di quel fenomeno culturale che noi oggi chiamiamo il dannunzianesimo. Facciamo bene a dirlo, perché D'Annunzio e Michetti costituiscono una dialettica, diciamo, imprescindibile. E quando D'Annunzio, a un certo punto, che segue Michetti a lungo sempre nella vita, ne scrive sovente a altissimi livelli, quando D'Annunzio arriva a dire che in realtà Michetti è il grande poeta della semplificazione, usa proprio questa parola, l'esegeta che non ha seguito attentamente il dipanarsi degli eventi potrebbe restare sorpreso, sia dalla presa di posizione di D'Annunzio, sia dall'analisi critica dell'arte michettiana, ma invece questo libro lo spiega assai bene quello che è successo, come è successo e perché è successo. C'è una pagina di Sartorio, altro personaggio che possiamo leggere dialetticamente rispetto a Michetti, così lo leggiamo in questo libro, ma questo libro riflette la realtà della storia, in cui Sartorio, non tanto da critico ma da pittore, dà delle illuminazioni che sono molto interessanti, soprattutto sul concetto della paratassi, che è, diciamo, interessante, perché Michetti, per come emerge scrutinato in questo libro depurato di tutto, diciamo così, il folclorismo, che è, diciamo, la chiave di lettura più sbagliata, più aberrante, più lontana dal senso profondo, e qui non voglio parafrasare le pagine che Fabio ha scritto e che, a parer mio, sono definitive, cioè ciò che gli dice è così. Ove si tornasse, si facesse un passo indietro rispetto a questa posizione critica, che appunto colloca Michetti in una dimensione veramente di universale respiro dentro un fiume le cui spallette sono l'antropologia e l'etnologia, ma il cui alveo è l'arte. E l'arte ha un livello altissimo di formulazione. E non c'è dubbio che l'immersione di Michetti, perché davvero di immersione si può parlare, sia come sguardo supportato dalla fotografia, che naturalmente per Michetti è determinante, sia come stesura pittorica, questa stesura delle innumerevoli linee che a mano sembrerebbero portare il pittore a una sorta quasi di abbagliamento in una luce che a un certo punto non fa più vedere le stesse immagini che lui fa, che, varcata la soglia del Novecento, varcata di qualche anno, lo portano a produrre un flusso di opere che a un certo punto sembrano dei fantasmi luminosi, che so io, delle macchie, proprio di un occhio abbacinato che continua a vedere la forma, ma la perde, per così dire. Ma non si scambi questo per una adesione a un presunto avanguardismo informale, questo, insomma, non sarebbe. Però non c'è dubbio
che se noi leggiamo questo libro e ne ricaviamo i dati storico-critici, filologici, ci accorgiamo che Michetti ha veramente due grandi dimensioni di percezione, che sono la paratassi e la sintassi, perché Michetti lavora moltissimo sulle processioni, sugli eventi implicanti un movimento processionale, che possono essere gli storpi, possono essere la festa le serpi, il voto, eccetera, eccetera, e opera invece quasi in dialettica con se stesso sulla dimensione dello schieramento dei personaggi che avanzano verso l'artista e lo guardano, mentre nessuno si accorge di Michetti quando Michetti dipinge le serpi, che so io. Tutti si accorgono di Michetti quando Michetti dipinge, qui il quadro della copertina, capolavoro peraltro eccelso, delle zucche, certe feste nuziali, in cui effettivamente i personaggi che lui dipinge gli vanno incontro e lo guardano, come se fossero ammoniti dal maestro di mettersi in posa per una fotografia, che invece è stata fatta prima ed è stata disciolta poi nella struttura pittorica. Una cosa interessante. In questa concezione, in un certo senso, è vero che il voto è più unico che raro, perché il voto è una sorta di diagonale, non è esattamente paratattico e non è esattamente sintattico, ed è, diciamo, un'opera devastata, per così dire, da questa specie di allucinazione antropologica, che pertiene sì alla terra d'Abruzzo, pertiene a Cocullo, tanto per citare una delle località, in questo caso delle serpi o altre, ma effettivamente ha una dimensione assolutamente totale, sia in una storia paratattica sia in una storia sintattica, perché dentro ci può vedere il mondo bizantino, può vedere gli aztechi, i giapponesi, cioè puoi vedere tutte quelle civiltà cerimoniali e feroci, in qualche modo, che però ovviamente attraggono l'artista su una base antropologica attratta come una calamita da quegli stati mentali di alterazione totale che naturalmente già preludono, e del resto era già in corso, quella idea folle sì, ma che comunque ci sono poco nell'arte del Novecento, in base a cui l'artista crea al meglio sempre a stupefacenti, a droghe, a comunque stati di esaltazione, diciamo dionisiaca, se vogliamo avvalorare una lettura del dionisiaco che io personalmente non condivido, ma che comunque è sedimentata nelle nostre menti. Il voto effettivamente, che è dell'83 come sapete, è certamente un'opera, è un discrimine, è come nella poesia di Manzoni, quello che si pone tra due secoli e guarda a destra e a sinistra. È un'opera spettrale, possente, una specie di che quasi anticipa certe visioni, dimensioni visionarie che, non so, nella nostra arte hanno generato fenomeni pop, per esempio, sconcertanti. Io vi voglio riferire un'esperienza personale. Ogni volta che guardo il voto mi appare nella mia testa lo scheletro di De Dominicis. Come se quelle due opere fossero uguali. È ovviamente non nella sostanza stilistica, ma in quella della formulazione. Naturalmente sto scherzando, ma fino a un certo punto, nel senso che quella dimensione spettrale, metafisica, certo non certo nel senso di Grigliano, che però in Michetti c'è, e da queste pagine esce fuori meravigliosamente bene, volevo suggerire chiavi di lettura che sono nel libro, naturalmente, mi limito così a parafrasarlo, e volevo collegarmi a quella cosa di Sartorio di cui vi stavo dicendo. Vediamo se la ritrovo. Dunque,
Sì, eccolo qua. Posso permettervi di leggere due righe? Sartorio descrive delle serate trascorse nello studio dell'artista, sostanzialmente. La sera sotto le lampade, questo è Sartorio, tra l'altro ingegno non indifferenze. La sera sotto le lampade anche D'Annunzio disegnava. Copiavamo le riproduzioni dei primitivi greci, le erme allora dissepolte nel Partenone. Qualche volta il maestro ci mostrava, commentandoli, innumerevoli appunti eseguiti e pastelli sui vasi corinzi attici del Museo di Napoli. Era questa, d'altra parte, la formula che meglio permetteva di catturare lo spettatore nello spazio dell'opera. È interessante questo prelievo su un classicismo dottissimo, per larga parte fondato sui grandi concetti processionali, degli schieramenti, del susseguirsi di coloro i quali noi scrutiamo nella loro indifferenza, come la Rapacis, come il fregio del Partenone, che ne so io. Lo spettatore spazio dell'opera, secondo quella ricerca di coinvolgimento emotivo già affermata nella mostra milanese dell'81, effetto che nel voto poteva dirsi pienamente raggiunto anche grazie alle dimensioni delle figure grandi al vero, all'intensità dei loro volti veri di una cruda e trista verità e alla capacità di rendere mirabilmente le sottigliezze dell'atmosfera, pregna dei vapori dell'incenso, del fumo delle candele, dei barbaglii dell'oro. Bella la parola barbaglii in questo contesto, D'Annunziano. Ma sì, sembra che descrive appunto una cerimonia degli Aztechi, non so, che si apprestano a massacrare i giovani per far piacere agli dèi, e comunque di tutte quelle civiltà in cui la furia dello spargimento di sangue è però collegata all'intimità profondissima della umana riflessione. E dunque, in qualche modo, uno degli artisti più insigni di questa cerchia, ancorché forse non si può dire che Sartorio facesse parte del conventino, già tutta la storia, il senso, l'acquisizione del conventino, come funzionava, come veniva vissuto, chi erano, oltre ad Annunzio per inteso, coloro i quali vi entravano, già questo genera alcune riflessioni sulla dimensione di una confraternita quasi iniziatica, insomma, in qualche modo, e non è fuori di luogo, e Fabio lo ricorda, e tutti gli autori del libro lo ricordano, non è fuori di luogo evocare il misterioso termine esoterismo per parlare di questo maestro. Ma l'esoterismo che cos'è? È ciò che non si può sapere bene, quindi c'è in Michetti certamente, e mi pare che in tutto il libro questo trapeli, davvero una, a fronte di un enorme flusso di opere che il maestro letteralmente scaraventa sull'osservatore, costringendolo a una iperpercezione di ciò che dipinge, perché Michetti ha tra l'altro questa, forse uno degli aspetti più importanti della storia della confluenza della tecnica fotografica nella pittura, si deve veramente a Michetti. Non è affatto banale, né ovvio, né scontato il perché Michetti lavora così tanto sulla fotografia e in che misura il lavoro fotografico entra effettivamente organicamente nella formazione dello stile. Ma questo, studiando bene questo libro, si ricava, e come si ricava? Non dobbiamo parafrasarlo. Insomma, ecco, questa sorta di triangolazione storica, cioè che si muove tra Napoli, Parigi e Roma, e che ha sempre lo specchio dell'Abruzzo, è un po' la quintessenza dell'arte di Michetti. C'è una tra le innumerevoli bellissime citazioni che si possono rintracciare in questo libro, che tra l'altro è dotato di una bibliografia davvero scientifica e è ricchissimo
di continui riferimenti, citazioni ai testi dell'epoca, alla bibliografia dell'epoca, ce n'è una bellissima di Luigi Antonelli, in cui indaga sulle motivazioni profonde che muovono Michetti, e nota come la mente di Michetti è ossessionata, si potrebbe dire, dai problemi dello scrutare quella che oggi noi chiamiamo la diversità nell'esistente, ma anche la tecnica di alcune macchine, racconta Antonelli, la tecnica delle immagini stesse, la vita segreta degli alveari, il roteare dei mondi. Sembra che sta parlando di un maestro della cinematografia moderna, di uno Spielberg, di un Lucas, che so io, di un Zemeckis, ma in verità non sarebbe così illecito un accostamento del genere. È delizioso la catalogazione di Paul Lefort che è riportata, dove Lefort cerca di distinguere le varie tendenze che tra gli anni 70 e 80 vede dipanarsi a livello europeo. E allora si focalizza sugli italiani che in quel momento furoreggiano, soprattutto tra l'Italia e la Francia, e individua la categoria degli impressionisti e la focalizza in De Nittis. Poi individua la categoria dei fortunisti, non abbiamo mai citato in questo discorso il nome di Mariano Fortuny, ma è uno dei sommi nomi di riferimento, naturalmente. Comunque Lefort individua in certi pittori romani il collegamento, li chiama i fortunisti, poi i giapponisti. E qui, come emblema dei giapponisti, Lefort cita Giacomo Favretto. Interessante questa individuazione. E poi si inventa una categoria che io trovo magnifica e che poi si ritrova in questo libro, i parossisti. E naturalmente il parossista per antonomasia è Michetti, certo, è Michetti, il parossista. È interessantissima questa categorizzazione all'alba della nascita delle avanguardie storiche, che ancora nemmeno sono immaginate. Questo è una cosa bellissima. Mentre guardavo il libro e seguivo la fila degli autoritratti, perché naturalmente Michetti si è autoritratto e tante volte, mi impressionava come in certi autoritratti giovanili sembra James Dean, o per meglio dire, non tanto fisionomicamente, ma come espressione, sembra cioè un emblema di quella situazione giovanile che fu poi chiamata in Italia, per la verità, della gioventù bruciata, perché come ben sanno i cultori della storia della cinematografia, il film originale americano non si chiama Gioventù bruciata. Ma però, insomma, questo concetto, questa ansia al limite della follia e dell'autodistruzione che ha incarnato i personaggi mirabili di James Dean, il gigante soprattutto, ma guarda un po', mi sembrava di percepirlo in quell'occhio assatanato, spiritato di questa specie di mongolo, di marocchino, che era tutto nero e un po' piccolo di statura. C'è una foto esilarante in cui si vede lui con Dantino, che era un gigantone, e un articolo Il, una cosa inverosimile, divertente, ma insomma, questa trascrizione in termini figurativi di uno dei più grandi problemi antropologici che tuttora, e cioè quello del sottrarsi o dell'avanzare, dell'impossessamento, dello spossessamento. Ah cavolo, in Michetti è portato a una dimensione iperbolica che non è direttamente paragonabile con quella degli altri giganti che abbiamo citato qui e tanti altri ne potremmo citare, che giustifica in qualche modo l'insofferenza, che nelle pagine del libro ovviamente trapela, di personaggi
dialettici, uno per tutti Nino Costa, perennemente irritato, lui così meditativo, lui così attento, così anglosassone, da quella che giudicava artificiosità nell'arte di Michetti. È interessante questa accusa di artificiosità in chi sembra trarre invece le radici del proprio fare da un profondo che è proprio l'opposto dell'artificioso, è l'inconscio nel più profondo junghiano, diciamo così, che potrebbe essere concepito. Questa sorta di selvaggia cerimonialità che emerge chiarissimamente nei contributi di questo libro, così belli, così illuminanti, così leggibili e così utili. Quindi si può sostenere la tesi che questo libro non solo segna un punto fermo nella ricerca della purificazione del catalogo di un gigante dell'arte dell'Ottocento e del primo Novecento, ma arreca un contributo critico di comprensione, quindi fa piazza pulita anche di quella serie di equivoci, di luoghi comuni che ancora non molti anni fa tendevano a assimilare Michetti a una specie di Palizzi che, con tutto il rispetto per carità per i Palizzi, che così prosegue e si sviluppa in senso divisionista, diciamo, o moderno. Ecco. Fabio ce lo dice chiaro, no, se persistiamo in questa metodologia, primo continueremo a cadere nei falsi, perché a quel punto non capiremo il senso di ciò che viene presentato. Secondariamente non capiremo niente della verità, della dimensione, dello sviluppo e del senso che Francesco Paolo Michetti ci vuole dare. Quindi in questo libro viene onorato uno dei grandi geni della pittura moderna, come notò Dal Bono quando, perché la formazione di Michetti è interessante, e chi lo capì e capì insomma subito dove andava a parare fu Edoardo Dal Bono, grande didatta e grande artista, lontanissimo da lui, ma questa è la virtù dei grandi maestri, capire cosa hanno di fronte, ancorché quello che hanno di fronte possa essere non solo la contraddizione del loro fare, ma forse anche il rischio di accantonamento del loro fare. Michetti ha avuto tante fortune nella vita, anche quella di avere maestri illustri, di avere maestri con cui dialogare a un altissimo livello di reciproca comprensione. Tutta la storia del rapporto tra D'Annunzio e Michetti è ripercorsa in questo libro e non la posso certo parafrasare io, ma è un capitolo memorabile nella storia della cultura italiana. Quindi troviamo in questo catalogo generale molti punti e spunti di cognizione storica e teoretica. Quindi per chi come noi passa la sua vita dietro a queste cose è una gioia infinita, è una lettura proprio da raccomandare a tutti noi. Ci ho detto, cari amici, debbo scusarmi di una cosa, per un incastro della vita, è vero, ora io debbo allontanarmi, non posso purtroppo trattenervi, quindi non posso rendere omaggio alla direttrice, non posso rendere omaggio all'amico Francesco Leone, anche, ascoltando il suo intervento, e a Fabio Benzi, però l'omaggio glielo rendo ora, in questo momento, e mi scuso appunto con tutti e auguro a tutti i presenti di continuare a seguire con attenzione e con interesse questo momento che reputo di notevole spessore nella vita di questa galleria che ospita il voto e ospita un patrimonio dell'Ottocento italiano così rimarchevole da meritare il nostro affetto, la nostra dedizione e la nostra attenzione. E con ciò vi saluto.
Ringraziamo il professor Strinati, veramente, che è entrato in maniera così perspicua dentro il personaggio di Michetti, presentandoci proprio questi aspetti selvaggi, questi aspetti paradossali che lo caratterizzano al confronto dei pittori che vivevano all'epoca. Allora io chiamerei però, adesso passo la parola a Francesco Leone, però chiamerei a rimpiazzare la sedia vuota Roberto Lucifero, che è un bisnipote, diciamo, di Michetti, studioso d'arte, studioso di antropologia, che, essendo anche mio carissimo amico, è lui che mi ha introdotto allo studio di Michetti, per cui al quale chiederò qualche parola alla fine della nostra presentazione. E poi, permettetemi, mentre nelle due parole che ho detto molto affrettatamente all'inizio, ho dimenticato di ringraziare la Carichieti, nel momento iniziale in cui è partito il catalogo generale, l'ho reso in realtà possibile finanziando in gran parte la campagna fotografica, che era indispensabile e, come potete immaginare, costosa. Questi lavori non si fanno senza l'appoggio di qualche mecenate. Ecco, in questo caso la Carichieti ci ha molto sostenuto nella fase iniziale. Passo la parola a Francesco Leone, che appunto troverà i suoi temi nell'ambito del libro. Grazie Fabio, buonasera a tutti. Che bella la definizione di Antonelli di Michetti parossista, che è la stessa che usava Milizia, un critico del Settecento, per definire Gian Lorenzo Bernini. Quindi questo è anche piuttosto interessante. E voglio partire, perdonate se parlo di me per un istante, ma con un aneddoto che ho già raccontato a Fabio qualche giorno fa. Vengo fuori proprio adesso, da pochi giorni, da una mostra a Forlì, ai Musei di San Domenico, che si intitola Ottocento, l'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini. E nell'ultima sala di questa mostra, volendo io testimoniare, far vedere come l'Italia usciva dall'Ottocento e se ne andava verso il nuovo secolo, ho voluto esporre Segantini, Previati, Sartorio con un dipinto bellissimo, il Magnificat del 95, in cui lui raffigura nei modi di Botticelli la moglie e il figlio, e poi un bellissimo dipinto di Michetti, il Morticino della Ricciotti di Piacenza. Allora, alla fine di tutte queste fatiche, il curatore, Fabio anche lo sa bene, si preoccupa anche di indottrinare le guide che accompagneranno i visitatori. Allora io, divertendomi in questa ultima sala, chiedo a queste 100 persone, dico: conoscete tutti Segantini, naturalmente? Alzate la mano, tutti quanti. Conoscete tutti Previati, naturalmente? Alzate la mano, tutti quanti. Conoscete tutti Sartorio? 70% delle mani. Conoscete Michetti? Neanche una mano. E questo fa molta impressione, naturalmente. Allora, da qui si capisce il lavoro fondamentale di questo catalogo generale. Diciamoci la verità, noi storici dell'arte, considerato anche il fatto che nella storia dell'arte si è detto e si è fatto molto, facciamo il nostro mestiere con passione, ma magari sempre meno riusciamo a fare cose davvero utili, importanti, che restino per la storia dell'arte. E questo è una pietra miliare non soltanto per Francesco Paolo Michetti, ma per tutto l'Ottocento europeo, perché Michetti è un artista di dimensioni europee. Un catalogo fondamentale, un libro che rimarrà per, appunto, i saggi ricchissimi che tutti gli autori hanno scritto: Fabio con le linee guida generali, Sabrina, Teresa, Gianluca, che chiamo così perché siamo cresciuti nelle stesse aule della Sapienza, con dei saggi ricchissimi, il saggio sull'incisione utilissimo, e poi Claudio citava la bibliografia, ma una cosa che a me piace sempre molto, il regesto cronologico, critico, che è, come dire, una mappa in cui tu ti immergi e riesci a trovare e capire gli incastri ad annum, ma anche
nei mesi precisi in cui tu riesci a capire cosa Michetti ha visto, con chi ha parlato, e questo secondo me è molto importante. Perché Michetti non lo conosceva nessuno tra persone laureate in storia dell'arte o comunque legate in qualche modo? Chissà, naturalmente influisce in tutto questo la sfortuna in cui l'Ottocento italiano, no, è così, che ha vissuto nel secolo passato, no? Questo Ottocento identificato, se volete, con l'Accademia prima, con l'Italia umbertina dopo, no? E quindi con una cultura borghese che il secondo Novecento voleva prendere un pochino a calci, allontanare in qualche modo. E allora era proprio adesso, così, in questo nuovo secolo, importante avere questo volume così importante. Certo, il problema di Michetti erano i falsi, naturalmente, no? Gianluca, Fabio lo spiegano benissimo. Da presto, da subito, anche fuori Italia, in Argentina, Michetti vivente era già falsificato. Aver epurato, purificato, no? Il catalogo dell'opera pittorica di Michetti ci dà finalmente uno strumento fondamentale. Ma non siano troppo contenti gli autori, perché non è un punto d'arrivo questo, è un punto di partenza, no? Finalmente oggi, da ora in poi, si potrà ragionare su chi è stato Michetti, su cosa ha significato l'arte di Michetti, no? Perché, come diceva bene Claudio, è ancora incastrato in questa idea di artista realista, artista impressionista, sbagliati entrambe le definizioni, a meno che con impressionista non si voglia intendere la citazione che trovo nel ricchissimo saggio di Gianluca Berardi, di questo critico americano Emerton del 1878, in cui dice che Michetti, parlando di questi impressionisti, in cui c'è anche Michetti, dice che è bravo perché lui non dipinge ciò che è, ma l'impressione della realtà nella retina. Questa definizione, parlare della retina in quel momento nel 78 è importantissimo, o nella mente, quindi già ci proiettiamo in qualche modo altrove. Del resto Michetti non è né l'uno realista né l'altro impressionista, è un artista di dimensioni vastissime, no? Fabio lo spiega all'inizio del suo saggio, Michetti fotografo, Michetti che appunto gira dei cortometraggi, la bellissima citazione che faceva prima Claudio, in cui si parla di Michetti attento alle cose alte del mondo, è un artista di un'altra dimensione. E allora perché chiuderlo in questa etichetta, lui che è nato nel 51, quando poi invece parliamo di Previati, no? Che è nato nel 52, di Segantini che è nato poco dopo, di Van Gogh che è nato nel 53, di Gauguin che è nato nel 1848, in nessuno di questi casi, no? Si parla mai di artisti legati al concetto della realtà, ma in ogni caso si parla di artisti che si aprono alla modernità e che vanno in qualche modo oltre il vero. Questo strumento così poderoso finalmente ci aiuta a comprendere meglio quale strada, qual è stata questa strada di Michetti, che naturalmente parte un po' più indietro, no? Vedremo perché Costa, Nino Costa, il nostro amato Nino Costa lo critichi tanto. Parte da un pochino più indietro perché il realismo che si era sviluppato in Europa alla metà precisa dell'Ottocento, dalla Francia di Courbet all'Inghilterra dei Preraffaelliti e poi subito dopo con l'Italia, con i macchiaioli toscani, alla fine degli anni 50, aveva fatto capire agli artisti che la prassi accademica, il disegno, erano degli strumenti falsi per raffigurare la realtà. Il disegno era un artificio che per secoli aveva imbrigliato l'ideazione artistica. Finalmente emergeva uno strumento fondamentale che è il colore. Questi artisti, cestinato il disegno, usano il colore per dipingere, per esprimersi, per raffigurare la realtà, per conquistare la realtà, ma poi subito dopo anche per superarla, no? Il divisionismo in primis, ma poi anche altre correnti italiane e europee ci fanno comprendere questo. Quando l'arte vuole esprimere un sentimento, un'idea, una visione diversa delle cose, si affida non più alla trama disegnativa, ingannevole del Rinascimento, ma si affida al colore. E questo crea dei grossi problemi alla critica di allora, ma anche a chi ha dovuto leggere nel Novecento il nostro secondo Ottocento. No? Sappiamo tutti delle critiche del povero Courbet dopo i fatti del 48, quando espone questi quadroni enormi che gareggiano con i dipinti di storia, ma in cui ci sono appunto dei fatti quotidiani in cui questo colore si involgarisce, diventa greve, assume dentro di sé le polveri, le sporcizie di questa realtà.
il Rienzi di Olmanant, quando viene esposto nel 49, la prima mostra a Londra, dei pre-Raffaelli d'Inglese, è criticato drammaticamente perché è un dipinto composto non con colori impastati, ma con colori puri, sconvolge la luminosità, sconvolge appunto la pasta cromatica. No? E anche in Italia, un pittore che anche lui merita ancora una certa riconsiderazione, che è Michele Cammarano, che ci ha lasciato quel bellissimo dipinto che a Napoli, il dipinto più bello dell'epopea risorgimentale in arte, che è la presa di Porta Pia, in cui questi bersaglieri enormi ti cadono addosso, no? Ti vengono incontro come ti vengono incontro i personaggi di Michetti, e anche Cammarano, che in questo colore, in questa cromia tellurica, magmatica, grossa, aggiunge una forte caratura espressiva, anche lui, come Courbet, come Olmanant e come gli inizi Michetti, lo vedremo, è un incompreso, un critico di una certa levatura, Yorick. Quando c'è la prima esposizione nazionale a Firenze nel 1861, si trova dinanzi ad un dipinto di Cammarano perduto che si intitolava I due martiri della patria, e guardando questo quadro ci lascia un commento raffinato come è la sua prosa, ma che appunto ci fa comprendere come questo spostamento dal disegno al colore abbia suscitato agli inizi delle gravi incomprensioni. E lui, Yorick, a proposito di Cammarano, dice così: prendete una bottiglia, scusate se vi cito delle cose, ma per capire bene lo spirito, e poi ce ne sono molte in quel catalogo che meritano davvero di essere un po' raccontate. Prendete una bottiglia di Alkermes di Santa Maria Novella, una patata, un cesto di lattuga, un osso di pollo, un fiasco di vino e un uovo sodo. Mescolate e stendete sulla tela come un impiastro e scriveteci sotto Due martiri della patria. Servite a caldo, questo è il quadro di Cammarano. A molti colleghi che sono qui non sfuggirà una cosa: questo modo di criticare il quadro è la stessa critica che un anonimo recensore su una rivista inglese poi 20 anni prima aveva fatto a Turner quando aveva esposto La tempesta sotto la neve, no? Anche in quel caso il critico aveva scritto: in passato, a proposito di Turner, questo signore ha scelto di dipingere con panna o cioccolato, torlo d'uovo o la gelatina di Ribes, e qui egli usa tutta la sua gamma di ingredienti da cucina. E quindi, insomma, questa difficoltà di intendere queste cromie che si ingrossano, che si spessiscono, nella critica di allora è un dato importante. Vi ricordate Grubisi, il grande mentore di Segantini, no? Ma prima di diventare così lo sponsor del divisionismo italiano, lui aveva combattuto tutte le pene dell'inferno per rivalutare la produzione tarda di Cremona, il quale Cremona, appunto, a un certo momento, volendo creare quest'arte ambientale affidata al colore, legare le figure all'ambiente, aveva abbandonato una prassi un po' più rigorosa, no? Aveva abbandonato la mano destra, la mano del disegno, si era messo a dipingere con la sinistra, con dei pennelli lunghi, con delle setole larghe per creare questi contorni molto sfocati. E Grubisi, una volta morto Cremona, combatté moltissimo, senza neanche troppi successi, per cercare di appunto far comprendere la novità di questa nuova pittura ambientale, in qualche modo come avrebbe fatto Medardo Rosso qualche anno dopo, con queste monadi di ambiente che si raccolgono intorno alle anatomie delle figure. Michetti parte da qui, no? Gianluca, che è esperto, un grande esperto di quel momento lì, ci racconta benissimo nel suo saggio questo incontro con Fortuny e questo crescere in questa coinè del colore impressionista a Napoli agli inizi degli anni 70. Ma Michetti usa questo colore sfavillante, sfrangiato, no? Che piace molto al pubblico borghese delle nuove esposizioni nazionali, come cavallo di Troia. È il suo cavallo di Troia per raccontare non l'analisi della realtà, ma una sintesi di quella realtà, per fare lo scarto ulteriore, per entrare dentro ai motivi primi e ultimi che regolano i rapporti tra l'uomo e il mondo. È ciò che viene rappresentato, e forse anche in questa prospettiva si può comprendere bene l'attenzione precoce, Fabio usa questo aggettivo, abnorme, della fotografia nell'arte anche iniziale di Francesco Paolo Michetti. No, l'idea appunto di andare oltre la scorza delle apparenze per penetrare un pochino più dentro. Allora si diceva di Nino Costa, no?
neanche lui un realista in senso stretto, ma molto legato ai macchiaioli, a coloro i quali in Italia, in questa resa aurea della macchia, no, della luce che si fa colore, individuano un nuovo strumento, cioè, lo dice benissimo Martelli, per imbrigliare una quota implacabile della realtà. Ma, come sottolineava Claudio, Costa è un uomo meditativo, riflessivo, sappiamo benissimo che questi suoi paesaggi apparentemente presi dal vero in realtà implicano un grosso lavoro. E quando viene esposto appunto la progressione del Corpus Domini a Napoli nel 1877, questo capolavoro della prima maturità di Michetti, Costa si esprime così. Essa, la pittura, è la più sconclusionata follia che possa essere uscita dal cervello balzano di un giovane ingegno. Ha acquistata, lui, la convinzione poter benissimo col suo largo e vivace ingegno giungere a darci un capolavoro, ma con la processione non esserci accostato nemmeno per un sogno. E quindi agli inizi, soprattutto in questo ambito che lega Costa ai macchiaioli toscani, Michetti è un incompreso, almeno in questi iniziali esordi, no? A un certo momento è sempre Costa che scrive: eppure la scena che l'artista ha veduto dal vero avrebbe dovuto renderlo serio, fermo, impressionato, invece di mettere in rilievo l'espressione della nuda maternità. E qui non possiamo non farci venire in mente la maternità di Cecioni, no? Lui, siamo nell'83, la maternità è dell'anno seguente, ma Cecioni ci lavora già un pochino, ha in testa quei parametri stilistici. Invece di mettere in rilievo l'espressione della nuda maternità, affermando come buona pittura la mamma lattante, quindi una mamma borghese, congeniale alle aspirazioni comuni di questa nuova Italia umbertina, piuttosto ci dà il fumo e le smoccolature dei ceri accesi, che per noi sono straordinari. Che importa che egli col pastello si rialzi di rosso il gilet? Non sarebbe stato necessario di pensare prima al concetto del quadro che alla vivacità dei dettagli, ma il giovane artista ha temuto forse di cadere nell'antiquato, facendo della logica ed usando la grammatica. Quel non finito, Michetti scrive sul voto, lascia una scritta grande con su scritto non finito, no? Una cosa paradossale naturalmente. Quel non finito gemmato rimedia a tutto per la modernità. Gran peccato che un uomo tanto ben dotato dalla natura non sappia essere più semplice per la coscienza della propria forza, no? Cecioni, nella stessa circostanza, definisce Michetti copiatore in senso dispregiativo di Fortuny, lo definisce la sua pittura falsa, ciarlatana, bugiarda. Lo stesso si ripete subito dopo, ma attenzione, Michetti è criticato agli inizi da questo contesto realista toscano, ma intanto comincia ad accumulare grande fama e grande successo. La progressione del Corpus Domini gli apre questo alveo verso il successo, che poi si ripeterà con il voto e soprattutto con la figlia di Iorio, premiato col primo premio, la prima Biennale veneziana del 1895. 1881, l'esposizione di Milano, Michetti, che è sempre, sì, qui mi posso permettere di dire all'avanguardia, è sempre pronto a rimeditare su se stesso, ad andare oltre, ad andare avanti. C'è una grossa polemica perché lui vuole esporre 34 studi di teste a Tempere, a Guazzo, e gli vorrebbero imporre appunto il fondo neutro uguale per tutti gli altri artisti in questa esposizione milanese dell'81. Lui, evidentemente già forte di un certo successo, riesce ad imporsi, ad avere una sala personale il cui fondo è un blu scuro, su cui secondo lui avrebbero risaltato meglio e questi studi di teste, su cui bisognerebbe fare un discorso a parte, tanto vanno dentro questa volontà di cogliere il fatto ultimo del reale e non ciò che ne emerge, no? E un critico certo non scemo, anche aperto alle novità come Camillo Boito, grande recensore di queste nuove esposizioni nazionali, anche qui dà sotto brutalmente a Michetti. E dice: Michetti è caduto in un fatale errore, quello dell'artista il quale, fidando nel proprio genio e nella propria fama, si crede lecito ogni cosa. Il quadro o la statua, invece di apparire il risultato di una seria e sincera ed alta ricerca della natura e dell'ideale,
sembra oramai il parto di un capriccio ingegnoso. Tutto è affidato, e qui Ippolito sbaglia clamorosamente, tutto è affidato a un'impressione fuggevole, a un certo che di superficiale, un certo che di leggero e vacuo. In realtà quello che non viene compreso è che in questa esaltazione, esasperazione del colore nel voto, ma in questo caso nel togliere in realtà appunto il colore, Michetti individua lo strumento per entrare dentro le cose, no? Il voto distrugge la scatola prospettica dei secoli passanti, no? Inverte gli ordini, perché nel voto il maggior colore allude alla minore profondità e viceversa, è tutto inversamente proporzionale. Le polveri, i fumi si fanno materia pittorica, grumi, no? La sintesi paratattica a cui alludeva Claudio è spezzata da questi ceri che si alzano verticalmente, è un tocco di genialità compositiva che ha pochi eguali in quel momento lì in Europa. E poi Boito, i francesi avrebbero esaltato la stessa operazione fatta da Seurat pochi anni dopo in Francia quando dipingeva le cornici, invece Boito proprio non capisce questa mania michettiana di esondare, di andare oltre la fotografia, certo, i cortometraggi, certo, ma la pittura che si impossessa anche delle cornici, questo colore che assume una vita autonoma rispetto alla scatola bidimensionale del dipinto. E ci dice: il Michetti si è fitto in capo di far parlare le cornici. Ecco che una testa di donna è inghirlandata di fiori, non coloriti sulla tela, ma sul cristallo che proteggeva appunto i dipinti. Ecco che i fiori di un prato dove cammina seguono sul vetro anche fuori del dipinto. Ecco che in altri contorni sono rappresentate 100 bizzarrie, lumache bavose, lucertole, brani di musica, figure strambe, croci, stelle e via via. Michetti è un visionario, no? Riflette sulle cose alte del mondo, ma guarda anche con un piglio diverso le cose più basse del mondo, come di lì a pochi anni, per esempio, avrebbe fatto il Liberty, che su questo avrebbe fondato la sua rivoluzione estetica. Naturalmente c'è un momento, no? Michetti comunque ha i suoi successi, il voto viene acquistato per 40.000 lire dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma ci vuole il Vate, la prosa altissima di D'Annunzio, non per far capire al pubblico, al re che gli aveva vietato categoricamente di andare ad insegnare arte a Tokyo pochi anni prima, quando Fontanesi era tornato, il re che lo invita ad eseguire i grandi dipinti a figure intiere, ritratti di se stesso e della moglie, ma è presso il pubblico che bisogna fare appunto una qualche fatica in più, e ci vuole D'Annunzio che ci apre come un passepartout l'universo di Michetti, no? Altri lo avevano capito, ma fino a quando Michetti, D'Annunzio con la sua ecfrasi coltissima, stringente, non solo al dato figurativo ma al dato intellettuale, culturale michettiano, non ci dà gli strumenti, noi non possiamo comprendere fino in fondo Francesco Paolo Michetti. E questo accade nell'83, quando sul fanfulla della Domenica D'Annunzio, giovanissimo, si lancia in un esercizio retorico straordinario in cui ci spiega il voto e ci fa capire una cosa che per D'Annunzio è fondamentale. Uso un termine forse abusato, ma che in questo caso rende bene, la compenetrazione panica di Michetti con la natura. Michetti si sente un tutt'uno con l'epos abruzzese, con la natura abruzzese, no? E questo lo rende attraverso la pittura. E D'Annunzio lo capisce anche perché Michetti che glielo ha raccontato, andavano sempre in giro insieme a fare scorribande nelle campagne abruzzesi, a vedere le processioni, a prendere disegni, fotografie, a cogliere, a cristallizzare appunto quella realtà. E D'Annunzio dice questo: Michetti aveva portato la sua forte adolescenza di barbaro ad espandersi nella solitudine, dove fauna e flora lo avviluppano in un grande respiro di vita. Là egli si sentì come abbracciato dalla natura, e della natura comprese tutta la giusta ed augusta potenza. Una vera epifania in cui Michetti si immerge profondamente. Gianluca nel suo saggio cita un passo bellissimo di Francesco Netti, bellissimo pittore, ma ancora più grande critico d'arte, anche lui un pochino da considerare meglio. D'Annunzio ci dà gli estremi culturali, antropologici, per comprendere Michetti. Netti ci fa capire invece sul piano formale come lavora Michetti, ci dà un passo bellissimo in cui descrive
gli espedienti formali della processione del Corpus Domini. E dice così. Allora, abominio per le tinte sugose che prima si adoravano, i gialli guardati con diffidenza, benissimo accolti i colori chiari e freddi, poche ombre, ricercata la luce di faccia, se ci rifacciamo a quello che diceva Claudio prima di questo doppio modo di comporre, benissimo colori chiari e freddi, poche ombre e le tinte staccate, imitato il mosaico, e qui dopo pochi anni in Europa si sarebbe detto molto della pittura Cloison, per Gauguin La Tache di Cézanne. Netti, già nel 77, ci parla di Michetti come colui che dipinge con colori staccati e imita il mosaico. È tenuta per modello la pittura giapponese, che procede per toni locali e interi. E qui anche l'accostamento di Michetti al giapponismo, ma in una dimensione, come dire, autonoma, diversa rispetto a quello che accade in altri artisti da Manet a Van Gogh in Europa nell'ultimo quarto del secolo XIX, appunto è un tema interessante su cui sarebbe interessante ancora fermarsi. Allora, perché Michetti ha molto successo nell'Italia umbertina? È perché Michetti è come Segantini, non sono io a dirlo, è D'Annunzio ancora, no? Michetti è colui il quale, con i suoi soggetti pastorali, con la vita dei contadini, risponde alle aspirazioni, al sentire comune dell'Italia umbertina borghese, ma, come già vi dicevo, usa, sfrutta questi soggetti facili per darci un'arte innovativa e estremamente nuova. E lo stesso fa Giovanni Segantini, due grandi isolati, uno appunto in Abruzzo, in un modo, se posso dire, più sincero, l'altro Segantini furbescamente a St. Moritz sulle Alpi in Engadina, no? Collegato alle secessioni europee, ad accogliere i grandi clienti, i grandi aristocratici che venivano in vacanza a St. Moritz per vendere questi suoi dipinti, ma il grande D'Annunzio appunto ci fa capire come i due riescano ad avere un linguaggio dirompente parlando di cose semplici. Segantini muore nel 99, D'Annunzio gli dedica un componimento in versi che pubblica su Marzocco e lo dice questo. Segantini è colui nei cui occhi, umili e degni, ove s'accolse l'infinita bellezza e nella cui anima tutte le cose furono come una sola cosa, abbracciata per sempre dalla sua silenziosa potenza come dall'aria. E lo dice lui, Michetti e D'Annunzio, entrambi abbracciati dalla natura, entrambi compresi totalmente in questa natura. E la loro pittura è più facile, il divisionismo ad esempio di Longoni, ma anche di altri artisti, no? Dello stesso Pellizza, Morbelli, è pericoloso, parla di denuncia sociale, no? Parla di temi scottanti in qualche modo. Segantini e Michetti no, Segantini i suoi quadri più controversi li manda esposti fuori dall'Italia, il Nirvana delle luci furiose non viene esposto in Italia, viene esposto a Berlino nel 94, in Italia lui trionfa con appunto le due madri alla Triennale di Brera del 1891. Previati neanche a parlarne, poveraccio Previati, no? La sua maternità massacrata da tutti alla stessa Triennale milanese del 91 in cui Segantini trionfa, se non che come atto risarcitorio Previati viene invitato nella prima mostra di Rosa Croce del 1892, l'anno dopo, ad esporre proprio la maternità. Voglio arrivare alla fine, non voglio annoiarvi troppo, ma è ancora con D'Annunzio che voglio portarvi verso la fine, perché appunto D'Annunzio un po' di anni più avanti ci dà veramente la dimensione europea di Francesco Paolo Michetti e questa idea appunto di reinterpretazione del reale che ci conduce proprio come un'autostrada dentro il Novecento. E assimiglianza, dice D'Annunzio nel 1906, assimiglianza delle opere antiche, le sue opere parrebbero destinate non ad essere esposte in un museo, ma sì bene ad essere poste nel mezzo del mondo. Nessuno più di lui ha osservato quel che è, dice D'Annunzio, e mette tre puntini di sospensione, quindi non ciò che si vede, ma quel che è.
Così, oltre alla ricerca formale, spinta, come abbiamo veduto, alla estrema intensità possibile, la ricerca psicologica è quella che mette il pittore del voto sopra tutti i pintori contemporanei, a inarrivabile altezza. Pochi anni prima, e questo lo prendo dal bellissimo saggio di Teresa Sacchi, lo disposto in catalogo, 1896, D'Annunzio ha La figlia di Iorio negli occhi, che l'anno prima ha trionfato alla prima Biennale veneziana, e scrive questo, pensando a Michetti e alla figlia di Iorio. L'arte è la semplificazione delle linee. Il grande artista è un semplificatore. Michetti è giunto nell'arte sua al culmine ultimo. Egli ha lasciato tutto ciò che è eccessivo ed inutile. Il linguaggio di cui ora dispone è uguale alla grandezza del suo sogno interiore e così facendo ha raggiunto un'armonia piena e oltrepossente. Se noi non sapessimo che stiamo parlando di Michetti, potremmo immaginare che questo commento è per un dipinto di uno dei grandi artisti che noi giudichiamo essere i padri dell'arte mondiale del XX secolo. Chissà, dopo questo catalogo generale, dopo ulteriori riflessioni, forse potremo finalmente collocare Michetti al posto che davvero gli spetta. Grazie. Allora ringrazio Francesco Leone per questo bellissimo discorso in realtà su tutta la pittura europea dell'Ottocento e su Michetti che si incastra in questi ingranaggi anche complessi e che finalmente appunto credo che abbia ragione, per la prima volta si riescono un po' a intravedere da questo libro. Adesso volevo dare la parola a Roberto Lucifero che appunto, come vi dicevo, è stato un po' il motore primo di tutto questo lavoro. Lui ha sempre sostenuto il lavoro del bisnonno e devo dire che io l'ho conosciuto attraverso proprio al conventino dove sua mamma viveva e dove io sono stato tante volte ospite, grazie all'amicizia con Roberto. Ecco, Roberto, ci parla. Sì, io in realtà vorrei ricongiungere il filo che la famiglia ha rappresentato, che in qualche modo ci ricollega a Michetti, perché se ci pensate Michetti in fondo è un uomo di oltre un secolo fa e io come bisnipote sono ancora qui che ne parlo, il che è alquanto insolito, cioè che un membro della famiglia ancora sia così attivo rispetto a qualche cosa di così remoto. E la persona a cui io devo tutto questo, cioè che mi ha ricongiunto a questo mio antenato, che ovviamente non ho conosciuto perché molto, molto prima che io nascessi, è stata mia madre, che invece lo ha conosciuto bene, che è stata la vera promotrice, Francesca Paola Ricci, sua nipote, è stata la vera promotrice della valorizzazione di Michetti. Cioè io credo che noi siamo qui grazie a lei, perché lei caparbiamente ha insistito affinché si facesse quest'opera di recupero e mi ha letteralmente manipolato anche psicologicamente affinché io mi adoperassi in questo senso. E così poi da presto ho coinvolto Fabio, che poi ha coinvolto Gianluca Berardi, che poi a sua volta anche noi tutti insieme abbiamo coinvolto anche Claudio Strinati, che come avete visto era molto preso appunto da questo artista che in fondo rispetto alle conoscenze di Strinati, come voi sapete, tutto sommato gli è remoto, per cui una rete di affetti, appunto di legami in parte familiari, in parte di amicizia, hanno consentito di arrivare a questo punto, per cui questa specie di catena che abbiamo portato avanti finora Fabio sa ben rappresentare e, come vi ha illustrato all'inizio del suo intervento, ha immaginato di far sì che avesse una sua prosecuzione. Per cui la digestione di questo artista, che in qualche modo appunto è stato anche fuori dagli schemi sin da quando è vissuto,
sarà un fenomeno che durerà moltissimo tempo, cioè che continuerà lentamente, e Michetti verrà sempre più capito e apprezzato grazie al fatto che questa catena avrà un suo seguito. Dunque devo ringraziare appunto principalmente Fabio e Gianluca Berardi che in qualche modo hanno raccolto la staffetta che io gli ho passato e che a mia volta avevo ricevuto da mia madre, per cui vi ringrazio. Grazie Roberto. Allora vi ringrazio di essere venuti così numerosi questa sera, grazie davvero. Arrivederci.